Oggi voglio darvi qualche consiglio su come migliorare la vostra fotografia di paesaggio e non saranno consigli prettamente tecnici, sarà più un iter logico da seguire prima di eseguire i nostri scatti di paesaggio, partendo dalla pianificazione fino ad arrivare allo scatto definitivo. Ciao a tutti ragazzi, sono Nick, bentornati nel canale e benvenuti in questo nuovo video. Incominciamo a vedere come nasce uno scatto di paesaggio. La prima cosa da fare è pianificare in modo abbastanza dettagliato il viaggio e che scatto si vuole fare, perché è molto importante prima di partire per il viaggio stesso analizzare in che posti, in che punti, che tipo di inquadratura fare, dove andare, magari dove andare all'alba, al tramonto, durante il nostro viaggio fotografico. E tutto questo si può fare prima a casa, per ottimizzare i tempi quando saremo nella location. Quindi utilizziamo strumenti già da casa come può essere Google Maps oppure Google Earth oppure anche solo cercando su Instagram o su qualche forum degli scatti già fatti in quella location da altre persone, così da capire già prima che scatti hanno fatto altri fotografi per darci un'idea di dove andare, di cosa inquadrare e appunto anche che orario andare a scattare in una determinata location piuttosto che un'altra. E pianificare prima di andare a fare lo scatto, pianificarlo prima a casa è una cosa molto importante che all'inizio sembrerà di farci perdere molto tempo. Ma più utilizzeremo questo metodo e più ci aiuterà moltissimo quando saremo appunto già nella nostra location ad ottimizzare enormemente i tempi. La seconda cosa da fare, dopo aver pianificato tutto prima a casa, è arrivare un po' prima magari dell'alba o del tramonto e rimanere un po' dopo dell'alba o del tramonto. Perché quello che spesso mi è capitato di vedere è che arrivo dove voglio fare il mio scatto, arrivo un po' prima, mi preparo, metto il cavalletto, incomincio a fare qualche inquadratura. Poi arrivano altri fotografi che magari non riescono a prendere il posto migliore perché sono arrivati leggermente in ritardo. Poi sì, si incomincia a scattare e appena il sole è tramontato, l'80-90% delle persone che stanno fotografando quel luogo se ne vanno. E molto spesso la parte bella arriva appena dopo al tramonto, quando ormai tutti sono andati via. Quindi ragazzi, restate un po' di più sul posto e arrivate magari un po' prima, così da avere l'inquadratura migliore, il posto migliore e ottenere scatti molto diversi da tutti gli altri, perché appunto gli altri se ne sono già andati. Questo renderà i vostri scatti ancora più unici. Poi, dopo aver pianificato lo scatto già da quando eravamo a casa, essere arrivati un po' prima ed essere andati via un po' dopo rispetto agli altri, una cosa molto importante è guardarsi attorno. Mentre siete in quella location, guardatevi attorno, cercate di fare delle composizioni diverse, scattate in orizzontale, in verticale, cambiate angolazione, non fossilizzatevi come spesso faccio io, sempre su uno scatto in inquadratura. Bene, portatevi a casa lo scatto, quello classico che hanno tutti, ma poi incominciate a muovervi, guardatevi intorno. Angoli diversi, inquadrature diverse, appunto in verticale, in orizzontale, stravolgete tutto perché spesso, non so, per esempio, durante il tramonto si cerca sempre di fotografare il tramonto, ma magari, basta girarsi a spalle al sole e avremo una luce totalmente diversa. Avremo magari già l'inizio del cielo notturno che arriva dalla parte opposta. Insomma, guardiamoci attorno, non fossilizziamoci su uno scatto, su un'inquadratura e basta. Variamo il più possibile, appunto per avere degli scatti molto diversi tra di loro. E a scatto terminato, quando saremo a casa, potremo decidere tra tutti gli scatti che avremo quale ci piace di più. E magari non è il classico scatto che magari hanno tutti gli altri perché hanno fatto quell'inquadratura, quella diciamo più famosa del luogo. Poi una cosa importante è dove mettere il fuoco e come gestire la messa a fuoco nel nostro scatto di paesaggio. Alcuni di voi mi hanno scritto sia su Instagram che qui nei commenti di YouTube come mettere a fuoco e come decidere quale possa essere il nostro soggetto. E se magari non abbiamo un soggetto, mi hanno chiesto dove mettere a fuoco. Ecco, il consiglio che posso darvi è ragionate come guarda l'occhio umano.
Noi quando guardiamo le cose guardiamo molto quello che ci sta davanti agli occhi, quindi se non avete un punto di interesse dove mettere a fuoco, mettete a fuoco il primo piano, perché noi nella nostra vita di tutti i giorni siamo abituati a vedere le cose vicine bene a fuoco e più ci allontaniamo più sono sfocate. Per esempio se guardiamo delle montagne saranno sicuramente molto più sfocate per il nostro occhio rispetto a, non so, alla strada o gli alberi che abbiamo molto vicino, che ci risulteranno molto più a fuoco e molto più dettagliati. Quindi in assenza di un soggetto molto interessante dove mettere a fuoco, limitiamoci a mettere a fuoco quello che abbiamo abbastanza vicino alla camera. E poi, tenendo i diaframmi abbastanza chiusi, F11, F16 o F22, avremo tutta l'immagine abbastanza a fuoco. Un altro punto molto importante è di scattare in RAW, perché scattando in RAW saremo obbligati, tra virgolette, a post-produrre l'immagine. Sì, ci porterà via più tempo, ma post-producendo un'immagine capiremo meglio quello che è l'esposizione, il contrasto, la nitidezza, la messa a fuoco, la saturazione, i colori, eccetera, eccetera. Quindi ragazzi, scattate il più possibile in RAW ed editate le vostre immagini non solo per ottenere il top dal vostro scatto, ma anche per capire tutti i parametri che girano dietro una foto. Infine ragazzi, divertitevi su tutto il processo. Non focalizzate l'attenzione solo sullo scatto finale, sul risultato finale di tutto il nostro lavoro. Godete di ogni singolo momento, della pianificazione e della ricerca per fare quello scatto, dello scatto in sé, della post-produzione che c'è stata per ottenere quello scatto. Perché un bello scatto, non ricercato, non lavorato, non sudato, non ci darà le stesse emozioni di uno scatto che magari è bello uguale ma non è stato lavorato e ricercato. Perché per esempio quella foto qui, io per ottenerla ho dovuto veramente sudarci per questo scatto, perché ci siamo svegliati all'alba molto presto, erano le 4 di mattina, abbiamo camminato in salita per un bel pezzo e in più anche per arrivare a questa cascatina mi sono dovuto addentrare bene bene nella foresta, quindi ho dovuto camminare parecchio, rocce scivolose, la mattina, lo zaino, il cavalletto. È stata una ricerca enorme per questo scatto e pur avendo un ottimo scatto, quando lo guardo non vedo solo la bella immagine che ho portato a casa, ma tutte le volte rivivo la fatica che ho fatto per arrivare a questo scatto. Quindi ragazzi, divertitevi su tutto il processo e non focalizzatevi soltanto sullo scatto finale. Per oggi è tutto. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi immediatamente e premete la campanellina. Pubblico 2 video a settimana, uno il martedì e uno il venerdì alle 10 di mattina. Seguitemi su Instagram, nicolas.toninelli. Like per spingere i miei contenuti a un pubblico maggiore e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!